Michael Joseph Jackson è stato cantautore, ballerino, compositore, produttore discografico, coreografo ed era conosciuto anche come The King of Pop, il re del pop. Michael Jackson nacque il 1958 a Mercy Hospital di Gary, in Indiana. Ottavo dei 10 figli di una famiglia afroamericana. La madre di Jackson si chiamava Catherine e all'epoca lavorava come commessa in un supermercato. Nel 1963, Catherine, la madre di Jackson, divenne una devota testimone di Geova ed era solita cantare con i figli. Col passare del tempo, la fama di Michael Jackson si diffuse in tutto il mondo. Il famoso re del pop nascondeva tante stranezze e fu proprio per questo che gli fu attribuito un nomignolo. Waco Jeco, in italiano Pazzo Jeco. Alcune di queste stranezze furono per molto tempo nascoste alle telecamere. Ma col passare del tempo, molte di questi strani atteggiamenti del cantante furono finalmente rese pubbliche. Oggi voglio parlarvi di quattro cose su Michael Joseph Jackson che forse non conoscevi ancora. Jackson si fece installare nella sua camera da letto una macchina iperbarica. Per chi non sapesse, la camera iperbarica serve a dare ossigeno a livello di pressione. Quindi riceve più ossigeno rispetto ad altre persone che respirano all'aria aperta. Jackson dormiva tutte le notti in questa camera iperbarica ed era convinto che in questo modo potesse vivere fino a 150 anni. Purtroppo, come ben molti sanno, non andò a finire così. Il suo ex assistente ha raccontato i comportamenti decisamente fuori luogo dal comune di Jackson. Intervistato dichiara: aveva delle richieste impossibili. Non amava assolutamente quando gli si diceva di no. Era molto permaloso e odiava i rifiuti. Anche l'amico intimo di Michael Jackson aggiunge: una volta mi chiamò alle 3 del mattino e mi disse che era fidanzato con Debbie Rowe e mi ha dato istruzioni su come aprire un negozio di gioielli e ottenere un anello di fidanzamento da dargli. Non gli è piaciuto quando gli ho detto di no. Ottenere un anello di fidanzamento nelle prime ore del mattino non era fattibile. A quel punto gli dissi che sarebbe stato meglio affidare quel compito ad un suo segretario che era più esperto sui gioielli e che avrebbe seguito quel compito il giorno successivo. Michael Jackson si fece tatuare permanentemente la riga dell'eyeliner, le labbra e le sopracciglia. Nell'ultimo periodo Jackson viveva come un recluso, solitario, chiuso in un universo tutto suo. Passava le giornate a guardare cartoni animati di Walt Disney, sognando un mondo di fiabe per sfuggire ad una realtà che non accettava. Michael Joseph Jackson è stato un grande cantante, ma soprattutto un grande ballerino. Con questo video non voglio ricordare solo la parte oscura di Michael Jackson, ma soprattutto ricordarlo per quello che era, un grande artista. Il video finisce qui, ma prima di lasciarci voglio mostrarvi il video fatto proprio nella residenza di Michael Jackson, dove si presume che la telecamera abbia ripreso il suo fantasma.